Villa delle Ginestre è dimora famosa per aver ospitato Giacomo Leopardi durante l'ultimo anno della sua vita, tra il 1836 e il 1837. Leopardi giunge qui con Antonio Ranieri, in quanto questa villa, chiamata allora Villa Ferrigni, apparteneva a Giuseppe Ferrigni, cognato di Antonio Ranieri. Di conseguenza, dietro consiglio anche medico, Leopardi decide di giungere qui in campagna, qui a Torre del Greco, proprio per trascorrere i mesi sia primaverili che quelli estivi. Tanto si racconta di queste lunghe passeggiate verso il mare, verso il Vesuvio, e soprattutto la possibilità di poter visitare gli scavi sia di Pompei che di Ercolano. Dunque, i primi mesi Leopardi li trascorse benissimo qui a Villa delle Ginestre con grande entusiasmo. Doveva ritornare poi a Napoli durante l'autunno, ma rimase qui anche durante l'autunno, l'inverno, ritornando a Napoli nell'aprile del 37, perché a Napoli appunto scoppiò il colera. Di conseguenza qui a Villa delle Ginestre erano più riparati e decisero di trattenersi anche durante i mesi invernali. La villa, come la vediamo oggi, a livello architettonico, non ha le stesse dimensioni, dunque le stesse caratteristiche dei tempi di Giacomo Leopardi, in quanto il colonnato è stato creato tra il 1907 e il 1909, quando la villa divenne di proprietà dei Carafa, che decisero di restaurarla. Diciamo che ai tempi di Leopardi era una classica villa di campagna, avevamo solo un terrazzino, giusto due colonne all'ingresso. Con i Carafa appunto la restaurano e creano questo stile che vuole richiamare quasi uno stile iconoclastico, quasi a voler abbandonare quello stile di campagna. La villa è possibile visitarla tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 13 e dietro prenotazioni di gruppo anche il pomeriggio. Ogni visitatore ha sempre a disposizione comunque la visita guidata, quindi saranno dati a tutti i visitatori informazioni riguardo la vita, le opere e la storia della villa. Dall'attico possiamo ammirare questo panorama, appunto mare, Vesuvio, dunque possiamo immaginare anche in piccola parte, minima parte, ciò che provava Leopardi durante il soggiorno qui a Torre del Greco. Ricordiamo, qui a Torre del Greco ha scritto La ginestra e il tramonto della luna, e grazie a questa grande bussola, a questo strumento, possono appunto orientarsi, dunque capire quali sono i luoghi più importanti che circondano la villa. Come potete notare, di fronte appunto abbiamo Capri, Punta della Campanella, è possibile ammirare Ischia e alle nostre spalle ovviamente il Vesuvio. La Villa delle Ginestre è uno straordinario monumento letterario legato alla memoria di Giacomo Leopardi, che qui ha trascorso gli ultimi anni della sua vita componendo opere insigni quale proprio La Ginestra e Il Tramonto della Luna. Ma non è soltanto insigne monumento letterario, ma anche importante elemento dell'architettura vesuviana, essendo inserita nel sistema delle ville vesuviane del XVIII secolo. 122 edifici monumentali che vanno dalla periferia orientale della città di Napoli fino a Castellammare. Sono queste delle perle di architettura, delle testimonianze straordinarie della civiltà che meritano grande attenzione e valorizzazione. La Villa delle Ginestre ospita abitualmente manifestazioni culturali, spettacoli, oltre a essere aperta alla visita del pubblico. Certamente è necessario che si recuperi un orgoglio di appartenenza da parte delle collettività locali, che siano consapevoli dello straordinario patrimonio che le circonda e quindi stabiliscano questo rapporto virtuoso. Questo non potrà non significare non soltanto benefici di ordine spirituale, ma anche e soprattutto benefici di ordine materiale, economico, perché si innesca un volano virtuoso che consente una veicolazione di persone e di risorse.